Benvenuti in un nuovo video di Tera e oggi iniziamo subito con il mio personaggio. Anche se volevo far vedere prima un'altra cosa, però è partito così ai fatti suoi. Vi volevo mostrare prima tutti i miei personaggini, siccome ne ho tre. Invece no, non zibo. Praticamente poi mi sono fatto su Tera il lanciere solo per esercitarmi per un futuro gioco che uscirà, il quale si chiamerà Monster Hunter Online, e là farò qualcosa di tipo tankoso pure là. E non aspetto altro che esca, sarà anche quello free to play. Per la guilda sto ancora vedendo come si fa tutto quanto. Se ci avete dei consigli o altro, ditemelo qua sotto nei commenti. Ah! E mi sa che questo qua uscirà prima del video che avevo fatto per ieri. Per il fatto che almeno vi vedete il gameplay e poi vi vedete le razze. Siccome io volevo fare una guilda. E come si potrebbe dire? You can ask. Adesso stavo pensando, vabbè, facciamo prima tutte le quest, cioè prima il tutorial, poi se è qualcosa registro le instance o le robe. Allora, dobbiamo parlare con questa Feel the tizia. core's power. Elves lead the way. Feel the core's Io power. continuerò a premere F tutta la vita. Vicino a queste cose vi farà recuperare un po' di stamina, la quale aumenterà la vostra vita e la vostra mana. Abbastanza utile, diciamo. L'ho mancato. Poi vi farò vedere tipo qualche. Il primo, diciamo, raid Dungeon Tour. Con sia lo Slayer che il lanciere. Bam. Una nuova skill è avviabile, vediamo. Ho sbloccato Shield Barrage. Ok. Premendo K potreste vedere tutte le abilità che sbloccherete. Ce ne sono un bel po'. Infatti sto pensando ancora come dover mettere sulla tastiera, dato che non ho mai tasti Mac o altro. Difeso. Perché ora che ci penso? C'è una finestrina qua. E mi si mette ogni volta che mi deve rompere la scatola. Allora aspetta, mi attacchi, bam, eccolo qua. No, sono andato. E vabbè, dai. Si cappotta pure sto coso. Voglio togliere quella finestra dalle scatole. Vabbè, dai, consegniamo. Abbiamo già perso un po' di tempo. Allora, ci abbiamo droppato delle bombette. Ah! Qua vi dovrebbe arrivare una mail da dei creatori del gioco che vi mandano tipo un regalo di Pasqua. Se giocate adesso. E poi se giocavate tipo 2 anni fa vi regalano tipo il terzo slot per i personaggi, dato che ne potete fare due per server. Mamma mia, che vi credo. Del tipo ci interessano molto le cose, basta che sappiamo cosa dobbiamo fare. Shield Barrage.
Allora, abbiamo imparato una nuova skill, quindi la mettiamo sull'uno. Stay true to the deal. E siamo saliti di livello, allora equipaggiamo subito la nostra nuova lancia. Nuova lancia che è identica, solo che cambia le rifiniture in ferro. Mamma mia. Che spavento, è vero che sono le 10. Cioè, io lo sto registrando adesso alle 10, però lo vedrete tipo alle 4 o così così. Bam. Bam. Allora, questo è il mistico, se non mi sbaglio. Bam. Uno e uno, due. Il mistico è bellino, l'ho provato. Non sapevo, cioè non sapevo che poteva evocare più di una creatura, io pensavo una sola. Molti free to play alla fine ne fanno evocare una sola e ho pensato così. Invece no, qua te ne fanno evocare anche più di una. Tipo ce n'è uno che aumenta la resistenza, se non sbaglio. Un altro che aumenta i danni del gruppo. Perché è un personaggio molto basato sul gruppo più che sul singolo. Anche se per salire non è affatto male. No, non voglio vederla. Via. Infatti sto pensando di farmi per giocare per i fatti miei quel tizio là. Mi sono già dimenticato come l'ho chiamato. Come si chiama? Vabbè. Good to meet you. Siamo arrivati alla, diciamo, prima parte del tutorial, cioè la prima città. Diciamo che ho diviso il tutorial in parti, secondo me, poi non sono realmente parti, però va bene comunque. Allora, dobbiamo andare qua sulle scalette. È già la terza volta che ho fatto il tutorial, tranquilli. E intendo da ieri. Quindi le cose più o meno già le so a memoria. Bello che queste cose non me le dimentico, altre invece me le dimentico all'istant. Mannaggia me. I have a moment for you. How can I help? Additional review. Something important. Make it happy. Allora, dobbiamo fare l'allenamento con le bombette. Si è andata una nuova corazza. Mannaggia me. Aia. Cioè non si è fatto nulla però. Puoi vedere la banca. Sì. Tiene tutto, tiene tutto. An auspicious visit. Ah, mi ha dato il campfire. Allora, il teletrasporto che mi servirà più avanti. Dobbiamo andare a parlare con questo mercante. Can I help? Let's get it done. Federation, thanks you. Allora, vendiamo già le cose che non ci serviranno. Quindi, aspetta, non mi servirà questa? No, non mi servirà. E boh, basta. Andiamo di qua. Con lo strutturo tattico. Be the weapon. Keep your guard up. Keep your guard up. Come here often. Visitors teach us much. Allora, dobbiamo prendere un po' di pietra. Perché la pietra serve sempre. Sì, gasati, gasati. Ecco che esatto. Cioè, guardatelo, cosa è bello.
Victory for Valkyrie. Allora, dobbiamo andare di là. Ma dovevamo fare delle mostre qua? Io mi ricordavo le cose. Non posso saltare di qua? No. Mi respinge via. Non mi vuole. All'addestramento con le bombette. You need an assist? Allora, equipaggiamo subito le bombette con la I, classica I. Bam. Experience is the best sergeant I ever had. Poi per gli altri personaggi userò il popori, è bellissimo. Cioè, oddio, aspetta. Intendo per il tutorial, non per giocarci io. Il popori è bello da vedersi, non da giocarci. Allora. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo buttare giù tipo un altro di quegli alberelli che abbiamo incontrato all'inizio. Tipo già al 4 noi potremmo con il... col monaco là, che cacchio era, quello di prima. Possiamo... evocarci un pet adesso. Vieni qua, Wicked. Dai. Era comparso quello che volevo togliere. Ok. Morta? No. Ora sì. Povero. Oddio, ora ci ho fatto a casa una cosa. Tipo i drop che faccio. Cos'è? Ecco. Morto. Consegniamo quello a questo. E via. Se dici d'expo è praticamente nulla. Allora, dobbiamo adesso appoggiare questo qua. Lancia. È già più bellino, vedo. Ci sta, ci sta. Andem. Mi sa che questo video lo spezzerò in parti da 15 minuti per il fatto che sarà lungo il tutorial, quindi mi dispiace se non saluterò altro durante questo mini tutorial. Ergo proxy. Ok, lingua ho scritto questo. La difficoltà a mirare questa lancia. Idio. Allora. Dobbiamo salire.
Però solo a me dà l'impressione che così è più lento e così è più veloce. Così è ancora più lento. Boh. Impressione ottica. Comunque, quindi, se mi vorreste aggiungere, aggiungetemi col Soul Shaven o Shaven.